Allora, se mi vedete un po' sbacalita, è perché, ahimè, sono in quel periodo del mese, quindi non sto benissimo, patisco un sacco ultimamente, non dormo la notte, mal di testa, atroci, mal di schiena, no, di tutto. E chi è donna e patisce sa cosa voglio dire. Ad ogni modo, sono andata di nuovo da Tiger. Dove appare, si vede? Sì, eccolo. Perché praticamente su Instagram avevo scoperto che da Tiger erano usciti degli stampini per i biscotti che io cercavo da una vita, non solo da usare con i biscotti, ma da usare anche per incidere le creazioni e queste cose qua, insomma. E quindi appena ho potuto ho deciso di andare a comprarlo. Al solito io vado a Torino e i biscotti in cioè gli stampini per i biscotti in questo caso li ho comprati in Tiger in via Po. Lato sinistro da Piazza di Vittorio verso Via Garibaldi. Però poi ho deciso di fare un giro anche nell'altro Tiger, quello di Via Garibaldi. E al solito ho comprato altre cose. E quindi volevo farvi un po' vedere i nuovi acquisti che ho fatto. Al solito devo rovesciare tutto per terra perché sennò faccio troppo rumore. Sennò rompo il video. Voilà. Allora, intanto lo stampino per i biscotti è questo. Si vede la mia fotocamera forse. Che vedete che ci sono tutte le lettere dell'alfabeto, anche doppie e i numeri. E poi c'è questa specie di telaio dove praticamente si devono appunto incastrare per fare le scritte, i boomerang, tutto quello che si vuole. Li cercavo sono un po' grandi, nel senso va bene per i biscotti, per il fumo. Un po' meno, però dipende perché con alcune idee che ho penso di riuscire a realizzarle comunque. E li ho pagati 5 euro. Cioè, la targhetta diceva 3, però poi hanno verificato e costavano 5 euro. Poi mi sono comprata questo micro kit per lo studio. Lo trovavo molto carino, mi pare che è costato 2 euro se non sbaglio. C'era sia la versione con l'evidenziatore giallo che con l'evidenziatore rosa. Devo ancora aprirlo, infatti non l'ho aperto. Come cavolo? Ah, miseria. C'è un mega scotch. Così vediamo un po' bene cosa. Allora, che bei capelli, fa tutto quello che voglio. Dunque, apriamo. Oh, che carino! C'è la microforbice. Da rumore sembra che tagli. Poi c'è l'evidenziatorino giallo. Aspettate che non mi cade tutto. Oh, il microscotch! C'è, guardate. È minuscolo, non so se ha fuoco, ma è minuscolo. Poi, aspetta, la mini pinzatrice con i suoi pezzetti che sono larghi così, quindi poi dovrò cercare questi ricambi qua. E i memo pad lì, quelli, i post-it. Che carino! È tenero. Dunque, adesso devo riuscire a rimettere tutto dentro. Sperando che ci stia. Ah, sì, ce la sto facendo. No, tu eri di qua. Che se no qua se non incastri tutto come era incastrato non si chiude più. Quindi fatta. Eccola. Oh! Può essere utile. Portarlo in giro può tornare utile. Poi al solito io sono una fissata con i quadernetti, non ho neanche idea se siano a riga o quadretti, boh. Non lo so, scopriamolo. Allora, questo piccolo rosa è a righe, quindi base nera e cartoncino, cioè cosino rosa. C'erano anche in blu e in verde, anche questi qua piccoli, qualcosa, oppure con questo bianco. E l'ho pagato, mi pare, 2 euro. 1 euro, 2 euro. Sì,
o un euro è questo 2 o 2 è questo 3. E tu sei sempre a righe. Vabbè, è un po' rovinato qua. E questo l'ho preso invece col cosino verde. E sono fissata. Allora, li preferisco a quadretti o bianchi, però vabbè, anche a righe li trovo utili. Poi mi sono, beh, innamorata della calcolatrice viola. Non potevo comprarmi la calcolatrice viola. Pare che veniva 2 euro. Se non sbaglio, sto cercando di capire da dove si apre, ma mi sa che si apre. Distruggiamo tutto. Vabbè, facciamo prima che fate far così. Guardate che carina. A me, magari lo si vede meglio. A me piace un sacco. Allora, no. Vedete che qua, adesso non so cos'è a fuoco, che qua c'è il cosino, tu lo schiacci? Ta ta ta. Fighissimo! Ovviamente funziona. Adesso non si è acceso. Allora, si era accesa ieri. Ma ieri si era accesa! Ho sbagliato, devo scrivere toccare la C. Vabbè. Funziona, poi com'è? Qui si è un po' incollato. Non c'è il tasto per spegnerla, quindi è di quelle che poi si spengono da sole. E mi pare appunto 2 euro forse. Non riesco a ricordarmi i prezzi. Poi, visto che ho avuto bisogno di fare i buchi ai cartoncini. E mi sono dovuta far prestare il coso dei buchi dai miei perché io non lo trovavo più. C'era questo qua, mi pare anche questo 2-3 euro. E ho comprato quindi questa qua, che mi auguro che sia blu. Sì, blu, verde, acqua. Voilà, la micro bucatrice. Adesso qua c'è la cosa di chiusura. Sì, sono contenta di averla presa perché almeno posso ridare quella patacona da 4 ai miei genitori, che a me serve a poco, grossa così. E poi il mio amoroso mi ha fatto notare questa bellissima scatola contenitrice, contenitore, non lo so neanche come si dice, costava 5 euro ed è suddivisa in piani, quindi poi, vabbè no, questo no, aprite il secondo. Vedete? Ta-ta. E va via. E così anche il terzo. Quindi potete anche avere solo 2 piani, 3. E magari, visto che vedo che è componibile, vedete che anche qua ce ne sono. Può darsi che si possano trovare altri pezzi e si può comporre di nuovo. Questo è lo spazio che c'è, lo spessore, e mi torna molto utile per tutte le minuterie che ho acquistato e tutto che aggiungo qua dentro, perline. Poi è comoda perché appunto la porti via con la maniglietta e l'ho trovata super utile appunto per il mio mondo creativo. E se non sbaglio, ho finito gli acquisti da Tiger, ho speso 15,20 euro. Sì, il quaderno quello piccolo era 1 euro, l'altro era 2, la calcolatrice 2 euro, la bucatrice 2 euro, il kit ufficio 3, quello con questo, l'organizer quello lì 5 e vabbè il sacchetto 20 centesimi per la borsa. Poi, quello stesso pomeriggio sono andata a Settimo, alla zona Settimo Cielo e lì nella parte dove c'è anche Decathlon c'è un negozio di cinesi, mi inizio vicino a un negozio che si chiama Casa, che vende arredamenti, cose per la casa, e ho trovato delle cose troppo carine
Mi sono assolutamente presa questi due temperini, io li trovo kawaiissimi, cioè guarda che belle! Non ho resistito a prenderne solo uno, poi c'erano anche rosa e verde, però non mi piacevano le facce del rosa e del verde. Allora ho preso questi, questo non riusciamo a identificare se è viola, azzurro, blu, sì, capisce. E poi il panda. Troppo carino. Riguardo ai temperini mi sono anche innamorata, aspettate, eccoli qua, di questi temperini qua, perché io non so se, tappo la mia faccia, non so se si vede, hanno delle immaginine kawaii sopra, c'è questo orsacchiotto, questi sono a testa in giù, vabbè, e ne ho presi un pochino, ta-ta. Sì, ne ho presi un pochini perché li voglio utilizzare poi per qualcosa. Poi trovato queste. Sono due mollette con il legno fatto stile lavagnetta, quindi potete scriverci sopra a forma di nuvoletta, come il mio simbolo. Cioè, c'erano anche gli altri. No, la stella non c'era, c'era la nuvoletta, il cuore e basta, mi pare. Non ho potuto non prendere le mie nuvolette. Bellissimi. E ne ho prese altre 5 confezioni. Anche qui serviranno per qualcosina poi. Non dico niente. E poi, sempre per qualcosina che servirà poi, ho preso questi accessori che sono in feltro, credo. E hanno il gommino dietro per essere incollati e ho preso gli orsetti rossi, gli orsetti blu, questi girasoli gialli arancioni, non si capisce bene. Poi ho preso queste pinzette rosa, che vedete hanno, sono pinzettine, sempre col feltro, le pinzettine con le farfalle, sempre pinzette. E poi c'è questo qua che mi piacevano anche a me, con i fiorellini verdi e arancioni, anche loro sono delle pinzette. E li trovo bellissimi, sono perfetti, sai, per fare quegli scambi famosi, che magari, se mai raggiungeremo gli iscritti, si faranno. Che a proposito, proprio per tenervi un po' in suspense, tra virgolette, per fare poi una sorpresa. Momentaneamente ho oscurato la visualizzazione degli iscritti al canale e la renderò di nuovo pubblica quando raggiungeremo la soglia dei 15.000. Quindi, che capelle! Speriamo di raggiungerla presto. E niente, stavolta l'acquisto a Tiger è stato più piccolino e contenuto, non potevo spendere troppi soldi stavolta. Però sono sempre cosine creative. Mi trovo bene a comprare lì perché ci sono un sacco di cose utili. Alcune ci sono anche baggianate, cioè niente da fare, c'è anche quello. Però ci sono un sacco di cosine utili, proprio anche per il mondo creativo, per queste cose qua, che non mi dispiace ogni tanto andare a fare acquisti lì con questi oggettini. Il problema è che poi ogni volta io vorrei comprare di tutto, infatti devo portarmi sempre i soldi contati, perché se no, cioè io sbanco tutto per comprare qualsiasi cosa. E quindi niente, non vedo l'ora di usare questi. Io non vedo veramente l'ora di usare questi. Io spero che dal vino sia stato messo praticamente tutto a fuoco e si sia visto tutto. Non voglio allungarvi troppo il video, quindi farveli vedere di nuovo singolarmente come avevo fatto la prima volta mi sembra un po' una ripetizione, soprattutto se si vede. Quindi niente, io spero che si vedano, altrimenti se mi rendo conto che non si vedono, al massimo vi aggiungo una parte del video, cioè vi farò un PS, sono tornata, perché adesso comunque faccio i miei soliti saluti finali. Mi raccomando, vi invito sempre a iscrivervi alla nuova pagina Facebook dedicata al canale, che è Puccina Creations su YouTube. Trovate il link nell'info box. Se volete rivedere anche il primo video acquisti da Tiger, ve lo faccio apparire qua sopra.
ve lo lascio scritto come prima nota nell'info box, quindi apritelo per trovare anche il link della pagina Facebook, perché come sapete io li aggiorno sempre di ritardi, anticipazioni di caricamenti di video, che sia di video pubblico, domande, sondaggi e quant'altro, e anche anteprime. Quindi mi raccomando, se non volete rischiare di chiedermi ma perché non l'hai, è perché bisogna leggerlo lì. Poi ovviamente, se non avete una pagina Facebook è tutta un'altra roba, quindi non vi preoccupate da quel punto di vista, ma se ce l'avete non avete scusanti. E quindi niente, allora io vi saluto, come sempre ci vediamo qua tra un paio di giorni, questi sono quattro, così, tra un paio di giorni, sempre qui sul canale. E niente, grazie per aver trascorso questi minuti quindi insieme a me con questo video. Ciao!